Ciao a tutti, sono qui Francesco, la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo, ogni giovedì, ore 15, 16.30, 19 alle 20. Allora, riprendiamo un po' i discorsi, proseguiamo un po' con gli argomenti e vediamo di aggiungere ulteriori informazioni, commenti alle varie notizie, ai vari fatti che abbiamo commentato oggi pomeriggio dalle 15 alle 16.30. Ricordo per chi ne avesse bisogno, chi lo volesse, chi la ricercasse, che su internet trovate l'archivio delle trasmissioni e al momento il Franco, che ha fatto un lavoro veramente gigantesco, veramente bello e che dobbiamo sempre ringraziare, è riuscito ad arrivare a caricare fino a, mi sembra, a gennaio 2002. Di conseguenza tutti gli anni che si spera che col tempo, perché logicamente non siamo professionisti, ma dedicando molto tempo alle cose, tutto l'archivio della trasmissione dal 1996 venga appunto caricato in internet. Certo che recuperare dalle cassette, travasare, sistemare le registrazioni, perché non sempre sono state registrate anche da parte di chi le registrava nella maniera migliore per essere diffuse, è un lavoro che richiede professionalità, che richiede impegno, richiede dedizione e dobbiamo ringraziare pubblicamente Franco per il lavoro che fa. Comunque l'archivio è disponibile con anche un piccolo assunto, un riassunto, un sommario della trasmissione all'indirizzo www.federazionepagana.com/radiopagana e lì vi potete scaricare l'archivio delle trasmissioni. Anche la trasmissione appunto di oggi penso che nel giro di pochi giorni sarà disponibile in internet. Un argomento che oggi abbiamo affrontato molto molto spesso è stato il problema del monoteismo, perché le persone pensano, sostengono, credono, si illudono che possa esistere una qualche differenza all'interno del monoteismo. C'è chi pensa che il monoteismo cristiano-cattolico sia migliore, superiore o diverso, più bello rispetto al monoteismo islamico. In realtà il monoteismo è sempre uguale, si riproduce nella stessa maniera, si afferma, si sostiene, si realizza e prende il potere nello stesso modo. Soprattutto ogni monoteismo, che sia ebraico, cristiano, cattolico, musulmano, ha sempre il bisogno di imporsi sugli altri. Soprattutto ha bisogno di convertirli. E quando non riesce a convertirli, deve cercare di convincerli che non esiste soluzione migliore, ipotesi migliore di quella di affrontare il discorso monoteistico della fede. D'altronde, tutti i monoteismi hanno più la caratteristica di richiamarsi a un unico Dio, a un'unica dimensione, a un'unica prospettiva. Ed è qua appunto il pericolo, quando si cerca di ridurre le cose a uno. Sei pronto? 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 Sì, parla pure. Vai pure. Sì. Tu mi senti per radio? Strano che comunque, vabbè, vediamo. Parla pure. Aspetta che niente qua, il microfono, aspetta, vediamo che quel microfono mi dà. Dimmi pure. No, a posto, è risolto. Aspetta che ha risolto il problema, dai, vai pure. Adesso funziona? Sì, funziona. Sì, mi sembra di sì che sia tornato. Abbasso un po' la radio io. No, ti regolo io da qua, ecco. Della regia. Mi ha colpito che mentre eri in... Ma scusa, hai il coraggio così perverso e malato e baccato di andarti a vedere anche un comico che interpreta una simile personaggio? Io li ho viste, pensa, lunedì e martedì in religioso silenzio. Come tu sei anche registrato. Ma sto facendo copie e divulgo anche le copie, quindi sono ancora peggio di quello che pensi. No, c'è... Io, infatti mi ci raccontano che tu giri travestito da papa per cittadella a impartire benedizioni. No. Mi faranno cardinale, ma papa no, cardinale diventerò. Vado vestito di rosso. Che tra l'altro Papa Luciani ha avuto a che fare con i rossi a Marghera. Vabbè, dai, sta attento. No, ma sei un devoto di Papa Luciani? Sei un devoto di Papa Luciani, anche tu pensi al Papa buono, fatto fuori dai cattivi Vaticani. Mi basterebbe avere qualche qualità che aveva lui, dopo per il resto. Ah, perché aveva delle qualità. Allora adesso, dimmi solo, ragioniamo su questa frase qua, perché durante il film, quando lui è insegnante... Scommetto che l'hai guardato il film in ginocchio, mentre ti fustigavi proprio, niente. No, adesso sei cattivo. No! Adesso sei cattivo. Attento. Lui, parlando con un suo collega là del seminario, lui era insegnante,
e gli fa il suo collega, dice: io ammiro, dice, la tua fede così vicina alla ragione. E Papa Luciani allora era prete. Non esiste mai un legame fede e ragione. Aspetta, lui gli dice: per me la fede e la ragione sono la stessa cosa. Vabbè, è un arbitrio che uno commette, mescola delle cose che non sono mescolabili. Sì, fermo là. Io ho fatto una riflessione su questa frase, ho detto, tra me ho detto le due cose, ci sono due cose, no? Terzo non dato, dice, o uno è matto, ma veramente fuori di testa, e penso che è il caso tuo, o l'altro è il caso mio, o veramente, perché adesso va di moda parlare di ragione, di fede, sì. il Papa Ratzinger invoca, chiede ai musulmani in ginocchio, ragionate sulla vostra fede. Ecco, perché vedi lui non invita a ragionare, cioè nel senso che il loro ragionamento dice: se il ragionamento porta alla fede è un buon pensare, se non è questo è follia, è relativismo. Cioè, loro distinguono: o ragionate come diciamo noi, o altrimenti non ragionate. Cioè, nel senso che tu dai una definizione. Hai appena detto una cosa che mi è piaciuta: se il ragionamento porta alla fede, tra virgolette, siamo dentro a un... Alla ragione. Alla ragione. Siamo dentro al relativismo, secondo loro. Ma tu ammetti allora che il ragionamento può portare alla fede? Assolutamente no. La ragione ha un vantaggio rispetto alla fede, e quelli rubo la definizione allora, di qualcuno. Che la ragione è cosciente del suo limite. Francesco, quando uno comincia a dire oltre alla ragione ci metto anche la fede, no, fermo là. È patologica la roba, cioè fuori di testa, perché la fede significa... ha scoperto qualche cosa che non è, come si può dire, esperienza comune a tutti gli esseri posso umani. Posso dirti una cosa: se una cosa è fuori dalla tua ragione o fuori dai tuoi sensi, questa cosa non esiste ed è una pura illusione. Di conseguenza siamo nel campo della follia negativa, cioè neanche della follia dionisiaca che ti porta all'estasi, ti porta all'annientamento. Ricorda che tutte le realtà, puoi definirle sacre, divine, sono tutte quante realtà che tramite i tuoi sentimenti puoi percepire, puoi vivere e puoi condividere. Francesco, e se la fede di un cristiano, tra virgolette, fosse la stessa esperienza che fate voi quando entrate in un bosco, fermo, ti dico come parato. Io non ho fede. No, fermo. Tu quando entri in un bosco, e lo definite anche bosco sacro, sì? Tu entri in un rapporto col bosco, no? Il rapporto è un rapporto fisico che passa tramite i tuoi sensi, tramite un qualcosa di effettivo. Cioè, se tu ti avvicini a un albero e dici: questo è un albero, una cosa per me va bene. Se io ti dico: mi avvicino a un albero, in questo albero c'è una driade, una madriade, c'è una ninfa, e tu non la percepisci, io non ho bisogno che tu creda in questo, perché per me va benissimo che tu creda in un albero. L'importante è che tu allora, sia capace di comprendere. Spiegami qual è il processo che fai tu per sentire che dietro a quell'albero c'è una ninfa. No, ma io non ho bisogno di fare nessun processo. No, allora ecco, perché vedi, il problema è che noi ci mettiamo sempre al centro di tutto. No. Cioè, nel senso che siamo noi che dobbiamo scoprire. Quando si parla di seduzione o di evocazione, significa che anche tu puoi essere attratto. Cioè, nel senso, le ninfe non è che tu le devi andare a cercare, le ninfe si presentano, richiamano la tua attenzione, poi è la tua disattenzione, la tua incapacità di comprendere che il fenomeno, che il movimento, che quello che tu hai davanti è una ninfa, che te lo fa passare per qualcos'altro, non lo vedi. Alcuni cristiani che sono più sensibili, vedendo una ninfa, immaginano la Madonna. Ma perché? Perché sempre. Perché per comunicare. Le ninfe utilizzano lo strumento culturale, la base culturale di chi osserva. Se chi osserva pensa soltanto al femminile, soltanto del divino, solo come la Madonna, vedrà la Madonna, perché la ninfa cerca di comunicare quelle cose che non siamo capaci di comprendere. Francesco, fai un momento, perché è giusto fare in questo momento una bella riflessione storica, soprattutto storia delle religioni. È stato detto prima, non so se l'hai detto addirittura tu nella trasmissione prima, che il cristianesimo, assorbendo tutte le altre religioni, non le ha assorbite, le ha cancellate, le ha triturate e ha recuperato quello che poteva recuperare. Allora l'ho sentito stamattina che l'ha messo su, credo, Claudio, avevo appena ascoltato la registrazione un momento finché aspettavo che andassi in onda tu alle 7. Si diceva che il cristianesimo in realtà, il segreto della sua tra virgolette vittoria, che ha vinto specialmente su tante altre religioni, specialmente quelle pagane, è stato quello di incamerare, di assorbire qualche cosa, specialmente delle religioni misteriche. Assolutamente no. Perché tu Marco, sei cristiano non certo perché conosci la mitologia o perché hai un richiamo all'antico,
ma sei cristiano, no, perché il tuo animo diventa dubbioso e soprattutto perché gli è stellato il senso del peccato, della possibilità che questo Dio però esista e che sia un giudice. Di conseguenza è tramite il terrore che sei imposto. Perché tu hai paura e si dice, e se dopo ci fosse qualcosa che mi giudica se vado all'inferno o al paradiso, questa è la forza del monoteismo, nel senso di crearti il senso del peccato e del fatto che tu debba seguire la volontà di Dio. Non c'è nessun Dio e nessuna volontà di Dio da seguire. In qualche modo sì, ti marca, perché poi lavora anche in modo, tra virgolette, ma forse il cristianesimo quello migliore riconosce anche... Non c'è un cristianesimo migliore, non c'è assolutamente un cristianesimo migliore. Se il cristianesimo migliore che tu pensi è quello che ti immagina per immaginare che la tua catena sia più bella, sia più lunga, ma in realtà tu porti una catena al collo, al piede o sulla testa, cioè tu sei sempre incatenato, e hai bisogno di dipingere la tua cella in maniera più bella, insomma. Io ti giuro, Francesco, che credo che ne conosco pochi che hanno veramente abbracciato il cristianesimo, sia stata un'esperienza di liberazione. Assolutamente, non è liberazione, perché tu ma hai sempre... Ma guarda che io sono delicato su questa cosa, cioè... Liberato da cosa? Da se stessi? No, è una rinuncia a se stessi. Io sono una specie di uno che mi avvicina a certe persone con molta cautela. Tu perché tu, perché vedi, c'è un discorso, una pianta carnivora che divora gli animali che si avvicinano, deve sempre presentarsi molto bella e colorata e soprattutto molto profumata. E chi si converte in maniera convinta, non avendo la possibilità di bruciare le persone sul rogo, si presenta con anima serafica. Tu prova a dirgli che Gesù Cristo è un mostro e vedrai che il loro animo cambia. Soltanto perché tu li metti in discussione questo. Perché, vedi, esiste un tabù, e io te lo ripeto, che... Io ti posso parlare male di Dio, ti posso parlare male della Chiesa, però se ti parlo male di Gesù Cristo tu ci stai male o no? No, ecco, guarda, il fatto stesso, potrei anche restarci, ma il fatto stesso che, per esempio, io non ho perso quasi nessuna delle vostre trasmissioni, la dice lunga sul fatto che... Ma è perché il tuo è un gusto masochistico. Sì, di fondo deve esserci un qualche cosa che ti accomuna, che io pensi a Mao, che tu pensi che sei pagano, che io pensi che sono buddista. Sì. Io credo in questa radice che ti accomuna tutta l'umanità. No, io sinceramente, guarda, io non penso che tutti quanti siamo uguali, assolutamente, non l'ho mai creduto, non lo penserò mai che siamo tutti uguali. Perché vogliamo differenziarci, ma dopo se andiamo... No, siamo differenti, guarda che un cristiano rispetto a un'altra persona può avere la stessa forma, ma in realtà anche una biologia diversa. Secondo me, Francesco, sì. Se le religioni... Io comunque non penso gli altri come fratelli. Come se le religioni, come patrimonio storico, perché credo potrebbe essere benissimo in crisi anche la religione monoteista musulmana, gli ebrei, vabbè poi sono quattro gatti gli ebrei, sicuramente sta andando in crisi la religione cristiana. Sì. Secondo me le religioni, tra virgolette... Sì, le religioni monoteistiche... No, ma non bisogna salvare, vedi, già quando ti parli di salvare una cosa, non si salva mai. Devono fare un bagno di umanesimo, di valori umani. No, non possono. La loro natura è quella. Cioè, se diventano un'altra cosa, è un'altra cosa, non è più monoteismo, dai, non è più monoteismo. Beh, cioè, chiamalo come vuoi, basta che non faccia danni dopo. Ma no, finché il monoteismo esisterà, finché qualcuno penserà che esiste un Dio che ha sacrificato il suo figlio per i tuoi peccati e che tu non riconosci questo sacrificio, che si dici, ma cavolo, il buon Dio dei cristiani ha sacrificato per te suo figlio e tu non ti senti in colpa e non gli doni la tua esistenza, significa sempre che sarai vincolato e sarai bloccato. Ho uno spirito critico, cioè certe cose non le accetto, però le lascio là, dico, se le hanno inventate, cavolo, esatto, di loro. Tu hai le catene addosso, dici, beh, c'era qualche motivo per cui mi porti una catena addosso. E invece guarda, non c'è nessun motivo, perché... Guarda, quando ho la sensazione di avere una catena, la prima cosa che faccio istintivamente è cercare di spezzarla. Vabbè, ti mettiamo un nastro. Ma vedi, mi venga in posta. Ma vedi, il problema è che le catene non sono catene fisiche, non sono catene pesanti, non è la palla al piede. È un qualcosa che attacca il tuo cuore, che attacca la tua mente, attacca la tua psiche, che è più pesante da togliere. Francesco, mi credi e poi ti metto giù. Io non ti brucerei mai. Vabbè, però vedi, sei un portatore sano di un principio prima, che può bruciarmi. Tu hai detto, ma solo per il fatto che io credo che con te potrei sempre mettermi in rapporto, perché anche tu vuoi il rapporto con l'altra persona. Sì, ma ti dico, io sono sempre sempre disponibile a parlare. Ma tu hai detto prima che un cristiano Rizzo, che conosci molto bene, che va anche in TV, che ha detto, io non avrei nessuna difficoltà a bruciarti. Sì. Ecco, per me qui i cristiani religiosi non esistono, cioè io non ho farei più fatica a capire, a ragionare con loro che con te, tra virgolette. Sì, però capito, sono sempre tuoi fratelli. Ecco. Lavorate, siete servi dello stesso Signore.
Siete gli operai della, della vigna e siete umili operai della vigna del Signore e soprattutto usate in maniera diversa i vostri talenti, come c'è la parabola biblica. C'è una sola terra, siamo una sola famiglia. Io credo non siamo una sola famiglia, c'è una sola terra con su cui viviamo. Però le teniamo, se no buttiamo allora, via. La terra, le piante non hanno mai avuto il bisogno di un Dio creatore, di un Dio salvatore, hanno sempre lavorato per la loro essenza, per la loro natura e per se stesse in rapporto con gli altri, e non hanno mai preteso nulla in cambio del loro dono, solo che c'è di favorirsi a vicenda. Va bene, dai, lascio te le bene. Parole. Ciao. Ciao. Sì, questo qua è un concetto che è molto importante comprendere, cioè nel senso che nel monoteismo c'è sempre qualcosa che ci lega a qualcosa che deve essere contraccambiato. In realtà noi facciamo delle cose, queste cose possono avere delle valenze positive, qualcuno ci può anche avvicinare e trarne un beneficio e portarci un beneficio. Io voglio dare una dimostrazione di questo e prendo dal Corriere da Sole 24 Ore del giovedì 30 marzo un articolo, Gaia, il pianeta da coltivare con cura. Dice nell'incipit di questo articolo, che è preso dalla rivista New Science, dice: l'idea che la Terra sia un essere vivente ha convinto gli esperti, ora occorre prenderla seriamente in considerazione. Allora, cosa ci dice l'articolo? Dice: quando negli anni 70 avanzarono per primi l'ipotesi di un pianeta autoregolante, James Lovelock e Lynn Margulis furono accusati duramente. Ai biologi non piacque l'idea che la Terra fosse vivente, in qualsiasi senso. È un'idea ingannevole, dissero. Secondo l'evoluzione darwiniana, la vita si verifica contrastando un ambiente morto e inorganico. Il concetto di pianeta autoregolante, chiamato Gaia dal romanziere William Golding, sembrava privo di senso. Ma le opinioni sono mutate. Oggi gli scienziati accolgono con favore l'idea che le creature viventi influenzano la composizione dell'atmosfera, degli oceani, e che queste a loro volta reagiscono ai cambiamenti. Allora, la scienza riconosce che la Gaia è un pianeta vivente che interagisce con gli altri e che si autoregola per mantenere la vita, e che la vita che c'è serve, più che altro riesce a bilanciarsi e nel portare avanti questo grande organismo, questa grande divinità che per noi è Gaia. Bene, questa è una scoperta fatta di recente, si parla degli anni 70, ma i pagani l'hanno sempre avuto. E dice, sempre questo articolo, molti gruppi indigeni americani hanno a lungo visto il mondo in questo modo, come testimonia la loro preghiera tutte le mie relazioni, dove la definizione di relazione inizia con i membri della tribù e si estende alle altre creature bipede, poi quadrupedi, pesci, uccelli, alberi, montagne, tuoni e infine gli esseri che si trovano nel sottoterra. In realtà questo concetto, questo modo di rapportarsi con la natura, con il mondo, con tutto quello che poi noi siamo dentro questo mondo, nel senso che noi abbiamo l'avvizio dato dal monoteismo di osservare la Terra come fossimo da un altro pianeta, di essere degli osservatori alla finestra che affacciano la finestra e vedono il mondo. In realtà noi dovremmo cambiare la prospettiva e dire sempre che noi siamo dentro, interni al mondo, che facciamo parte del mondo, però questo monoteismo cerca di educare le persone in un'altra maniera. Che poi, se si aprono le sensazioni, se si è capaci di essere attenti, abbiamo la testimonianza di un altro ecologista, si chiama Stefan Harding, un ecologista intelligente. E lui, studiando un bosco degli animali, dice: nel mezzo di un'indagine quantitativa della vegetazione si sarebbe rilassato fino a sentirsi immerso nell'ambiente, scoprendo che imparava di più in questo modo come fosse un organismo vivente, piuttosto che attraverso un'analisi dei fatti. Allora, chi fa uno studio scientifico va a verificare in un ambiente, in un bosco, e comprende che stando a sentire, ad osservare, a immergersi in questa realtà, apprende. Perché, ripetiamolo, anche le pietre hanno una cultura e anche le pietre sono capaci di rendersi in relazione con le cose. Soprattutto, cosa succede di fondamentale quando si comprende che noi siamo dentro la natura, noi siamo nella natura? Si prende che non siamo più unici, che non siamo il centro dell'universo, che non siamo un perno su cui tutto quanto ruota. Di conseguenza cambia anche la nostra prospettiva. Ci rendiamo conto che non siamo solo noi ad agire, ma che anche noi possediamo gli influssi dell'ambiente che ci è attorno. Sei pronto? Niente, l'ascoltatore ha riattaccato. Significa che è importante
saperci all'interno di relazioni, e che queste relazioni non sono soltanto utilitaristiche, ma sono legate anche alla sensibilità, ci possono comunicare qualcosa, ci permettono di comprendere, di conoscere. Ma cosa succede col monoteismo? Il monoteismo osserva il mondo, osserva la realtà, e nel caso del monoteismo cristiano lo pensa come creatore di Dio e contempla Dio. In realtà questo Dio non ha mai creato niente, perché non è mai esistito, non ha creato neanche se stesso. Però il pensare le cose come create, come derivate, come un qualcosa che qualcuno ti regala, che qualcuno crea, significa farli prendere qualsiasi significato, qualsiasi profondità al mondo che noi stiamo osservando. Significa che in fondo la cosa, essendo creata, è messa lì come un soprammobile, ma in realtà nel mondo non c'è nulla che è come soprammobile. Ogni cosa è divina, ogni cosa si rapporta con noi, ogni cosa è in contatto con noi, ogni cosa è una relazione e ogni cosa ci lega a questo. Ma il legame non è un legame di sottomissione, non è un legame gerarchico, è un qualcosa che noi possiamo scambiare, comunicare, interagire. E il pianeta lo fa stesso con noi. Sì, pronto? Pronto? Niente, probabilmente c'è un problema al telefono. Allora, se questo pianeta è un'entità vivente ed è una divinità, lo sono anche le piante, gli oggetti, tutte le cose che sono su questo pianeta. E se noi impariamo a vivere, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo imparare a conoscere, ad osservare, ad essere attenti, ad essere precisi su queste cose, a essere sensibili, a comprendere cosa sta succedendo. Non possiamo pensare di mettere i nostri sguardi a leggere un libro brutto, folle, un libro della rivelazione, un libro sacro come la Bibbia, la Torah, il Corano. Dobbiamo comprendere che se siamo attenti alla realtà, tutte le cose che ci sono attorno hanno un qualcosa da comunicarci, ma soprattutto hanno un qualcosa da scambiare con noi, cioè nel senso che noi apprendiamo e che loro apprendano. E in base a questo apprendere vicendevole, questo scambio di informazioni, questo scambio di comunicazioni, che non è soltanto verbale, ma è anche sensibile, esistono tutti i nostri sensi che entrano in questa capacità di comunicare con la realtà, ci permette di essere cambiati e di cambiare. Perciò bastano piccoli comportamenti, significa che una cosa, qualsiasi cosa, un filo d'erba vale di più di tutte le pagine della Bibbia. E osservando questo filo d'erba noi possiamo comprendere qualcosa, perché dentro questo filo d'erba esiste un prato, esiste un terreno, esiste un'infinità di cose. Questo filo d'erba è capace di trasformarsi, capace di diventare qualcos'altro, può rimanere lì ed essere decomporsi e ripresentarsi e rigenerarsi dopo stagione, può servire da alimento, può attirare la nostra attenzione, può essere di un bel colore verde che ci attira, che ci piace, che ci rilassa. Perché dobbiamo invece cercare di distruggere le nostre esistenze nel comprendere la volontà di un Dio che non è mai esistito dai testi sacri? Andare a fare delle cose teologiche, di comprendere cosa voleva dire, cosa voleva significare. Questi testi sacri dei monoteismi che ci danno la direttiva su cosa si può pensare, su cosa si può dire, su cosa si può immaginare, sulle cose che sono buone, che sono cattive, sulle tentazioni, sulle cose che dobbiamo rinunciare. Quando mai noi abbiamo osservato la realtà, abbiamo percepito l'ambiente e abbiamo dovuto rinunciare a qualcosa? Quando guardiamo un tramonto, quando guardiamo un fiume, quando guardiamo ad esempio un lago al tramonto, a cosa dobbiamo rinunciare? Non abbiamo nulla da cui rinunciare. Dobbiamo essere attenti, e pur guardando migliaia di tramonti, noi saremo sempre di fronte a un tramonto nuovo, a un qualcosa che ci comunicherà. Noi potremmo vedere tramonti di continuo, eppure ogni tramonto ci porta a nuova emozione, perché anche quel tramonto, pur essendo ripetendosi sullo stesso modello, in realtà è una variazione che comunica con noi qualcosa. Ed ogni volta non ci stancheremo mai di osservare un tramonto, di osservare un fiume o una montagna, e non ci stancherà mai. E invece, quante volte ci stanchiamo perché ascoltiamo le parole che ci raccontano più o meno condite di questo Gesù Cristo che avrebbe predicato qualcosa di buono, di questi testi sacri su cui dovremmo trovare la verità? Ma quando osserviamo una montagna, che verità dobbiamo cercare? Quando stiamo abbracciati a un albero, quando andiamo in un bosco, quale verità dobbiamo cercare? Quale verità ci serve? Ci serve soltanto la nostra capacità di essere dentro questo ambiente, di comprenderlo. Ma quest'anima non è un'anima statica,
perché le anime possono essere create, perché anche quando le persone si riuniscono e si mettono nella sintonia di comunicarsi qualcosa, non di convertire, non di imporre, non di proporre, ma anche solo di discutere, c'è un qualcosa che si forma, che è l'anima di una comunità. Un agora ha una sua anima, e se intorno a questo agora si creano o un movimento di pensiero o un circolo culturale o si crea una città, questa città avrà un'anima. E allora bisogna sempre stare attenti ai nostri comportamenti, perché non possiamo rinunciare alla nostra capacità di comprensione, di giudizio, non possiamo sottrarci a questo. Allora, di fronte alle cose non dobbiamo pensarle in maniera utilitaristica, dobbiamo pensarla in favore della vita, in favore della fedeltà a noi stessi. Perché devo rinunciare ai miei pensieri perché qualcuno dice che sono malvagi? Sei pronto? Niente. I telefoni questa sera hanno voglia di farci combattere. Perciò è importante che l'approccio a queste cose sia un approccio individuale e che nessuno ce lo può insegnare. Noi potremmo apprendere dalla mitologia qualcosa, potremmo cercare di comprendere delle cose, potremmo avere elementi, informazioni, ma la comprensione del mondo non passerà tramite quello che noi abbiamo appreso dai libri, ma passerà tramite la conoscenza e l'esperienza. Sì, pronto? 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 Niente, gli ascoltatori questa sera hanno problemi con i telefoni. Vabbè, i telefoni sono aperti, 049 700 700 e 049 700 838. Pronto? Pronto? Vabbè, l'ascoltatore probabilmente è abbastanza timido in questo senso. E allora, tornando da dove siamo partiti, cioè di parlare di Gaia, aggiungiamo qualcosa di nuovo. Sì, pronto? Pronto? Sì, pronto? Ciao. Non c'è telefoni, no? Qualcuno che tira su dopo. Sì, beh, nessun problema, dai. Sì, appunto. Ah, niente, volevo vedere il telefono se funzionava. Ti saluto. Bene, saluto. Grazie Ivano. Buona continuazione. Sì, beh, infatti quei telefoni si lampeggiano appena tu li metti in linea, qualcuno sì, che vuole un attimino disturbare, ma ci siamo abituati. Faremo finta che sia telefoni. Va bene. Ciao. Grazie Ivano, ciao. E ora dice, certo che se non siamo responsabili o se non siamo coscienti del mondo che abbiamo attorno, il mondo che abbiamo attorno subisce continuamente delle cose che lo cambiano, che lo devastano. E tornando appunto sul concetto di Gaia, pianeta che deve essere appunto utilizzato. Sì, pronto? Pronto? Sì. Ciao. Ciao. Sono Riccardo. Parla pure. Niente, volevo dire che siamo tutti quanti qua, su sto pianeta. Mm. Tutti. Sì. E, però, piano piano va tutto a remengo qua. Perché le persone non ama la natura, non ama gli alberi, non ama. E invece mi va a me, guardo tanto il cielo e ste, dopo scrivo qualche bella poesia. Mi piace il tramonto, mi piace l'autunno, con i suoi bei alberi rossi che cade le foglie. Però per me mi piace che robe ha. Bisognerebbe che tutti quanti, no, un missoia o una, sì, tutti si mettesse in testa che finito questo pianeta non ne avremo altri. Certo. Ti ha capito? Sì. E vince, sì, l'immondizia, inquinamenti, le macchine. Mio, non mi piace più questa situazione qua, vara, mi rimpianzo tanto Ianico già ero ragazzina, che non vedeva macchine. Era tutto tranquillo, era tutto sereno, tutto bello, già eravamo felici, contenti. Sì, però non bisogna essere nostalgici, bisogna sempre sapere che si possono cambiare le cose e bisogna fare perché le cose cambino. Ma mi sono sicura che possa cambiare, basta un po' di buona volontà da parte di tutti noi, insomma. Sì, l'importante è che noi cominciamo la piccola coerenza nostra quotidiana. Io. Sì, d'accordo. Perché c'è tutto bello, perché così a primavera mi erano ancora i quadrifogli, i fiorellini, roselline, mi sono molto romantica, scrivo poesie, mi piace tutto, i fiori, i profumi, mi viene da piangere che vedo qualche ramo secco, qualche pianta con foglie esae,
Stavo male, ti credi? No, ma sai, è brutto quando i boschi vengono distrutti o quando qualcuno pensa a queste cose che possono essere cancellate. Mamma perché mia. Cioè, la morte delle piante rientra nella loro biologia, nella logica della natura, ma la cancellazione di un bosco è qualcosa di fatto di intenzionalmente. No, è una cosa che non può esistere, guarda, perché gli alberi sono bei, c'è l'ossigeno della vita, c'è tutto, c'è tutto. E poi se qualcuno guardasse un po' di più il cielo, quando che si bello tutto steava, era una cosa stupenda, meravigliosa. Anche ai 3 di notte mi sveglio e guardo fuori, ti credi? Sì, sì. Mi piace tanto guardare il cielo e dopo mattina scrivo e mi sento rilassata, tranquilla. E dopo penso, quando che vedo scoasse per la strada, chi butta di tutto, ma mi piacerebbe essere un vigile e dargli 100 euro di multa a ognuno che sporca sta terra. Sì, ma cosa avremo, sta qua sola? Sì. Non dovremmo mica abitare su Venere, su Sabo, su tutte, cioè una, su tutte, qua siamo. Dovremmo avere un pochettino di coscienza con questa natura, perché la natura si ribella prima o poi. Sì. Sì, d'altronde se tu o vivi in armonia e se questa armonia la vai a distruggere, la vai a alterare, sicuramente nessun elemento della natura è disposto a farsi cancellare o, sì, o da annientare, insomma. Sì, una cosa che mi dispiace perché mi insegno anche a me, nipotini, mi devo avere bene la natura, di non sporcare per terra, di non buttare niente in giro, ma non siamo tutti uguali, ognuno pensa a modo suo, fa che cavolo che vuole e se sbaglia. No, l'importante è che noi ci rendiamo conto che esiste un qualcosa che è un bene che non ci appartiene, che non è creato, con cui dobbiamo convivere, che è il mondo. Ti hai ragione. E questo è fondamentale, comprendere la dimensione e la grandezza del mondo, del fatto che questo mondo va vissuto e dobbiamo viverci assieme a questo mondo. E anche rispettarlo. Sì, ma se tu vuoi vivere assieme a qualcuno, sicuramente te ne prendi cura. Non lo trascuri. È vero, caro. Guarda, speriamo che la gente si metta in testa che è tutto bello questo mondo, che bisogna avere bene a tutto, ai piante, a tutto quanto. Mia, penso così. Bene, grazie. Sai, caro. Bene, grazie. Buona serata. Ciao, saluto ciao. Tutti. Ciao. Sì, difatti l'importante è sempre questo. E che differenza c'è tra una visione, chiamiamolo pagana, e politeista del mondo? I monoteisti hanno sempre il bisogno di consacrare qualcosa, hanno bisogno di andare a piazzare una croce in cima a un monte, di creare una piccola chiesetta, di celebrare una messa. Ma queste sono cose che sono soltanto contaminazioni di questa realtà. In realtà soltanto l'attenzione verso le cose, il nostro piacere e la nostra sensibilità è sufficiente. Sì, pronto? 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 Vabbè, questo ascoltatore vuole sapere che esiste, ma non ha il coraggio di parlare, forse un po' di timidezza. Invece cosa succede? Che quel monoteismo, c'è questo bisogno assolutamente di convertire le cose, di dedicarle a qualcun altro, di modificarle, e di conseguenza cosa succede? Che si pensa sempre il mondo come creatura che deve essere riconvertita, che deve essere utilizzata, e soprattutto come creato non è importante in se stesso, ma è importante quanto manifestazione di Dio. Per i monoteisti, perciò, se il Dio vuole cancellare il pianeta, vuole cancellare qualcosa, fa bene a farlo. Ripetiamo che questa è soltanto un'ipotesi, perché è solo una loro illusione, un loro desiderio. In realtà il Dio dei monoteisti, il Dio degli ebrei, dei cristiani, dei musulmani non è mai esistito, e tutti quanti i loro sostenitori, i loro profeti sono sempre stati menzogneri. E il problema appunto è questo, che il monoteismo campa non soltanto sugli insulti delle persone, ma sulla capacità di sottometterle, di condizionarle, di rimanerle esseri paurosi e timorosi. Perché un monoteista ha sempre il problema dell'impurità, dell'indegnità, del peccato, della contaminazione, ha sempre il problema della seduzione, ha sempre il problema della tentazione, cose che sono puramente follie, che sono generate da qualcosa di folle. E pensate appunto al monoteismo che arriva proprio addirittura a condannare i pensieri, che se tu pensi hai peccato. Famosi sono le varie citazioni di quella follia, di quel folle così conosciuto come Gesù Cristo, come criminale che conosciamo in Occidente. D'altronde, sai, ci sono, per chi
per chi conosce questo folle criminale che ha avuto così successo in Occidente, che è Gesù Cristo, per i cristiani, sai che dice che se pensi il peccato è peccato, ma in realtà questa è una pura menzogna. Significa chiaramente che nella psiche delle persone, nella mente, nel cervello delle persone, si vuole instillare completamente il dubbio. L'importante delle persone è la loro capacità di comprendere, di immaginare le cose, ma è anche la disciplina e la capacità di essere attenti al mondo. Di conseguenza il monoteismo non fa nulla per cercare di rendere le persone indipendenti, per rendere le persone capaci di comprendere o per dargli una sensibilità per le cose. Il monoteismo ha sempre bisogno di instillare la paura, di instillare la sottomissione, di instillare il dubbio rispetto alla capacità dell'individuo, perché il monoteismo dirà sempre alle persone che non sono inadeguate, che possono avere delle debolezze, che possono avere delle cadute, che hanno peccato e che hanno errato e che di conseguenza devono sempre rinunciare a se stesse ed affidarsi a qualcun altro. Sei pronto? Vai a cagare. E tu cosa stai facendo? Come vedete, finalmente l'ascoltatore è stato capace di esprimere qualcosa. Dopo molte chiamate, questo bravo cristiano, questo devoto cristiano, questo bravissimo cristiano, dopo molte chiamate, dopo ascoltarli a punzecchiare, ad ascoltare, ha voluto esprimersi un concetto molto profondo. D'altronde è su soggetti del genere che Freud ha potuto costruire tutte quante le teorie relative alla visione anale. E questi personaggi proprio sono sorti, la psicanalisi appunto freudiana ne parla moltissimo, proprio perché il monoteismo è presente. E come vedete, loro sono solo capaci di pensarsi come rifiuto, come escremento della vita. Ma d'altronde ogni monoteismo è un escremento, è un qualcosa che contamina. La nostra civiltà è diventata una civiltà quando sono create le comunità, che gli escrementi si sono create le fogne e si è cercato di smaltire gli escrementi. E le persone, quando intervengono come questo bravo cristiano, interviene per dirti una cosa fisiologica, perché in realtà la loro capacità di essere vivi è solo quello di mangiare, digerire ed evacuare. E di fronte agli altri, di fronte a qualcuno che gli prospetta una visione diversa, che gli prospetta una realtà diversa, che gli dice che loro sono ingannati, loro si riducono a essere soltanto uno stomaco e un qualcos'altro che scarica. E dopo la sua chiamata il concetto che riesce a esprimere è questo, e riattacca. È incapace anche di rendersi una relazione, d'altronde la sua è solo una relazione con le cose, non di elaborazione, tipo immagino cosa ti piace, no, ma solo di evocazione di una cosa che non ti serve più e che viene abbandonata. E questa è anche la dimostrazione di quanto sia nociva l'educazione cristiana che noi abbiamo avuto. Ma questa è un'educazione che ogni monoteismo dà e che ogni monoteismo ha bisogno di imporre e di togliere la libertà agli altri, di imporre la sua sottomissione, di imporre il suo terrore. Questo ascoltatore cristiano se n'è stato qui ad ascoltare e poi interviene in questa maniera. E il monoteismo è sempre questo, l'incapacità di comprendere, il bisogno di sottomettere. Di cosa fa un buon cristiano, un buon monoteista? Come prima cosa impone l'educazione religiosa ai bambini. E, come sapete, la cosa che più temono i monoteisti è sempre la libertà. E sul tema della libertà vorrei citare una dichiarazione di Salman Rushdie, che ben conosce i problemi col monoteismo e con la visione monoteistica. E certe volte... Sì, pronto? Pronto? Come vedete, oltre alla visione anale e dei rumori, non riesce ad andare. Non è capace neanche di proseguire più di molto, e cosa fa? Ha riattaccato. Veramente l'educazione cristiana lo costringe a essere sintetico, abituato appunto a comunicare in questa maniera. Non è capace neanche di usare le corde vocali, deve usare le cose più elementari come le espressioni corporee. È una mania infantilistica, una capacità di non crescere. Ma rimanere così infantili proprio perché è un dettame religioso. Perché per i poveri di spirito, dice il criminale Gesù Cristo, sarà il regno dei cieli. E lui vuole rimanere un povero di spirito perché sicuramente aspira ad entrare nel regno dei cieli. Ma sa che questo regno dei cieli che il criminale Gesù Cristo gli ha promesso non ci sarà. E di fronte a chi gli ricorda il suo fallimento esistenziale, la sua incapacità di comunicare, non trova di meglio che comunicare in questa maniera. Ma è l'unica cosa che il Gesù Cristo criminale
e mostruoso gli può aver insegnato, e la sua dimostrazione proprio della capacità di entrare in colloquio, in dibattito, in discussione è chiarissima. Questo è un bravo cristiano, questo è un povero di spirito che spera di entrare nel regno dei cieli dei cristiani, un regno dei cieli che non esiste. Allora, dicevamo, il problema del radicalismo. Il radicalismo purtroppo non è solo un fenomeno occidentale, ma è anche un fenomeno orientale, quel discorso islamico. Ben sappiamo, e lo ripetiamo, che il monoteismo è unico, al di là delle sue varianti. Sì, pronto? Sì, i telefoni qua. Vabbè. Sì, pronto? Pronto? Sì. Ciao, sono Andrea. Ciao. Ciao, ascoltami, io... A me piace ascoltarti, tornando a casa poi ti ascolto sempre il giovedì e, sì. E non è che approvo o disapprovo, perché poi comunque in ogni caso ho le mie idee, però l'unica cosa che io recepisco da questo tipo di trasmissione, sì. E l'unica critica che ti faccio è che tu riesci a mettere al centro dell'interesse criticando, per esempio, la persona che sta chiamando che ti dà fastidio, sì. No? E tu riesci comunque a dargli importanza dandogli comunque voce attraverso te, cioè lui ha ottenuto il suo risultato. Assolutamente questo, no. Questo lo fai anche con la religione cristiana, nel senso che io apprezzo moltissimo che siete persone di cultura, nel senso che poi la cultura può essere per me cosa che poi recepisco oppure posso solo ascoltare. Però quello che non riesco a capire è come mai c'è questa critica continua nei confronti del cristianesimo. Io apprezzerei di più tu trovassi un prete, un frate, una sì. Suora, ma e che venisse a con la tua armonia a dialogare della stessa maniera. Allora non vengono, incontro, non vengono. No, lo so, probabilmente. Cioè tu proponi una cosa che è impossibile. No, guarda, dico una cosa, io ho imparato una cosa nella vita, che si sbaglia sempre in due, quindi probabilmente non vengono perché tu non riesci a trovare... Io non, in questo caso non sbaglio assolutamente. Io guarda, ti posso fare un esempio, l'ho citato anche oggi, il 3 di settembre c'è stata la festa di Veneta Cittadella, noi eravamo presenti come Federazione Pagana, come Sacre Radici. È venuto un cattolico di quelli che vanno in televisione, di cui lo presento come proprio come esponente dei cattolici, che io conoscevo, così l'ho invitato nel nostro stand, e quando è venuto a chiacchierare ha detto una cosa molto semplice, gli ho chiesto: ma tu ci busteresti sul rogo? E lui ha risposto: io non avrei nessun problema, sai, sono io che l'ho provocato, io gli ho fatto una domanda. No, sai, questo qua è un cattolico devotissimo alla Chiesa Cattolica, sì, che ha una posizione pubblica. È questo continuo, che tu abbia ragione o no, questo continuo parlare, cioè sai, a me hanno insegnato il mio mestiere, sì. Che di me o dell'azienda per cui lavoro, importante è che parlino bene o che parlino male, è parlarne, perché sì. Ci mettono. Tu stai facendo la stessa cosa con la religione cristiana, io apprezzerei di più tu mi spiegassi. Ma perché dovrei fare una cosa diversa? Scusa, ma dimmi adesso, scusami, ma perché io dovrei fare una cosa diversa? No, tu devi, cioè io non sono un attore che viene pagato per recitare una parte, io faccio le cose che mi piacciono, di conseguenza sarebbe bello che tu discutessi se le mie posizioni ti piacciono o non ti piacciono, ma che tu mi venga a dire ma perché devi fare così, io faccio così perché a me piace. Questo è un altro, sì, ma io trovo anche che tu mi chiami per dire che potresti fare in maniera diversa, scusa, io non dico mai quando uno fa una trasmissione dovresti fare una cosa diversa, dico che secondo me è negativo per te stesso. Ah, è negativo per me, tu sai quali sono le cose negative e positive per me. Mi fa piacere che trovare qualcun altro che io non conosco di persona. Non è che io le so. Cioè, scusa, come fai a dire che è negativo per me? Qua ti spiego. Allora, cioè, nel senso che tu sei così bravo, così astuto, che mi senti per trasmissione e dici che è negativo per te. Sì, cioè, grazie per il consiglio, cioè veramente sei una persona che è capace in pochi secondi, pochi minuti di comprendere una persona e di dirgli cos'è positivo o negativo. Ti spiego perché. È negativo per te. Per quanto mi riguarda, come dici tu, no? Ma scusa, cosa ti preoccupa per me? Io mi preoccuperei delle parole, dei pensieri, delle idee che esprimo. Io non mi sto preoccupando per te, tu stai facendo una trasmissione dove ci sono delle possibilità di dialogare con te, no? Sì. E quindi io non mi sto preoccupando per te. Se tu mi dici che è negativo per te, non ti preoccupare, cioè, la trasmissione la faccio io, la faccio come a me piace. Ma guarda che non ti stavo criticando su questo. Quando uso il termine negativo, dobbiamo prendere un vocabolario per capire cosa significa negativo, scusa. No, ma io non ti ho detto che tu non puoi fare la trasmissione come ti piace. Ti stavo dicendo che secondo me
l'unica cosa. Ma perché dobbiamo ragionare secondo te e non, non secondo me? Perché sto parlando con me tu adesso. Sì, ma scusa, ma perché io dovrei fare una cosa che piace a te? Ma tu non devi farla. Discutiamo, secondo te Gesù Cristo è un essere mostruoso? No, io non ti ho detto di farla, certo, secondo me è negativo. Vabbè, ma tu mi stai dando dei consigli della trasmissione che io non sono qui, cioè nel senso che io non ho bisogno dei consigli di come devi fare la trasmissione. Allora, io ho intenzione di discutere delle sue cose. Non c'è problema, io ti chiedo scusa nel senso che... No, io non voglio, cioè non mi servono le scuse. Cioè, vedi, il fatto che qualcuno voglia farsi maestro degli altri, cioè dire tu dovresti fare questo, dire questo, cioè lo trovo, anche perché tu chiami una trasmissione che cui sei... Guarda, io non ti ho detto che tu devi fare. Sì, ma secondo te io dovrei fare così, ma perché... Cioè, che quale autorità tu hai per dirmi cosa devo fare io? No, ti ho detto secondo me, non ti ho detto che tu devi fare. Tu mi chiami per dire la trasmissione deve essere fatta così. E allora, siccome Radio Gamma 5 non ha l'audit, siccome Radio Gamma 5 non ha bisogno di avere ascoltatori migliaia o centinaia di migliaia o altre cose, di conseguenza di questi consigli di come fare la trasmissione non mi servono a niente. Cioè, questo è un deviare dalle cose. Tu ameresti sentirti dire dalle persone che ti chiamano, scusa, non ho capito. Sì, dibattere di idee, discutere di cose, cioè nel senso, se io ti dico che le persone arrivano come quella persona che arriva e scorreggia in diretta, o dice vai a cagare, lo dice perché viene dall'educazione cristiana del povero spirito, discutiamo su questo. Ma tu, scusami, adesso... Dopo ti lascio in pace perché non voglio disturbarti. No, non mi disturbi mica. Sì, vabbè, tu prima hai detto che non mi conosci. Sì. Mi hai detto, tu non mi conosci, come fai a dire che è negativo per me? Sì. Allora io ti chiedo, tu come fai a dire che quella persona che ti scorreggia in diretta è un cristiano? Perché è un povero di spirito. Ma cosa c'entra? Può essere pagano e povero di spirito? Assolutamente no, perché un povero di spirito, è soltanto cristiano e può fare soltanto queste cose. Cioè io sinceramente non starei mai ad ascoltarmi Radio Vaticana e per chiamare a fare così. Io il problema è secondario, sta attento. Il cristianesimo, il monoteismo portano ignoranza. Come fai a sapere che è cristiano, non è musulmano? Perché, perché di fronte a una discussione che viene fatta dopo 50 minuti, 40 minuti, arriva ed è capace di dire solo questo. L'incultura viene portata sempre da tutti i monoteismi. Ma io sono d'accordo con te, però tu che mi hai detto a me che non posso darti dei consigli perché non ti conosco. No, discutiamo delle idee. Okay, tu non puoi dire a una persona che è cristiana quando non sai... Sì, io lo dico, Quello che ha chiamato prima è un bravo cristiano, un povero di spirito che cerca di andare nel regno dei cieli. È qui che secondo me è la critica che ti faccio, perché tu puoi avere io non voglio critiche. Non voglio critiche, non accetto critiche. Tu non puoi pensare che le persone... Io non accetto critiche, se tu mi vuoi discutere di idee sono disposto, ma le critiche non le accetto. Ma, cioè, guarda che le critiche possono essere costruttive. Non voglio critiche, non accetto critiche. Discutiamo di idee. Non è che tu non accetti critiche. Io non ho detto vi piace come faccio la trasmissione. No, a me non mi interessa dire vi piace nella trasmissione. No, potresti fare più musica, potresti più dire altre cose. No, io sto discutendo, io ho delle idee. Faccio delle affermazioni e discutiamo su questo. Non su come le dico, potresti dire in inglese. Non me ne frega niente. Io non ho bisogno di consigli per la trasmissione. Non voglio consigli per la trasmissione. Non voglio consigli per la trasmissione. Io sto discutendo delle tue idee. Non so mi stai dicendo come dovrei parlare, cosa dovrei dire e come dovrei fare la trasmissione. Ti sembra ben poco. E delle idee non abbiamo discusso. Proprio perché tu sei... Esattamente il problema, che è quello che tu hai dato a una persona che non conosci. Ma scusa, perché tu devi fare l'avvocato difensore di questa persona? Se questa persona, se non è cristiana, chiama e dicono che è cristiana. Cioè, ma perché se io dico che questa persona è cristiana, tu devi intervenire a difendere una persona cristiana? Perché vuol dire che tu vuoi forse avere il cristianesimo? Assolutamente non sto difendendo, sto dicendo. Ma perché ti pone questo problema? Cioè, perché ti dà così fastidio il fatto che io dica che questo povero di spirito è un cristiano? Ma sei tu che pensi che mi dia fastidio? Sì, perché se tu chiami per difendere uno che ha scorreggiato in diretta e che ha detto non vai a cagare, scusa. Ti ho detto che ha fatto bene, assolutamente. Sì, no, cioè tu sei intervenuto, stai discutendo su una cosa che non esiste, cioè perché lo devi difendere? Ma perché tu devi difendere? Perché devi difendere? Hai detto che non posso darti delle critiche, farti delle critiche, perché non ti conosco e la trasmissione la fai come vuoi tu. Certo. Tu hai dato a una persona che è la più stronza di questa terra, che ti dà fastidio mentre stai lavorando o divertendoti, hai dato del cristiano, quando non è possibile che tu... Perché non è possibile? Io lo so benissimo, scusa, conoscendo benissimo i principi del monoteismo. Allora scusami, non riesco a capire che capacità mentali hai tu, e probabilmente sono più grandi delle mie. Io non dico che sono più grandi, io capisco, percepisco, quello che percepisco lo dico. Ma ottimo,
Allora io guarda, ti ringrazio perché riesco a capire che ci sono persone che attraverso una scoreggia o un va a cagare, certo. Se tu conosci il retroterra culturale da cui vengo, sai certo, cosa, si sai attribuire alla giusta collocazione. Io ho imparato una cosa da te, sicuramente ci sono persone che mi possono insegnare, te sei una di queste. No, ma io non voglio insegnare niente, non voglio insegnare. Posso solo che apprendere, che discorsi. No, io non ho detto che io sono il maestro, io non ho mai detto questo. Io non ho mai detto che sono qui per educare, per ammaestrare le persone. Una persona che non accetta critiche. Ma io, scusa. Non vuoi sentirsi dire da una persona che telefona le sue emozioni o quello che prova. Ma tu non è un'emozione perché tu sei intervenuto perché ho attribuito a un altro una cosa, cioè non è discusso dell'idea. Non è un'emozione il fatto di dirti, guarda, che probabilmente il fatto di mettere al centro dell'interesse le persone che proprio tu non vuoi mettere al centro dell'interesse, come... E sono persone, sono l'esempio, sono l'esempio lapalissiano di quello che dico. Cosa sei? Sono l'esempio lapalissiano di quello che dico, cioè della cosa talmente scontata, ovvia, cioè nel senso che tu dici questo e la persona cristiana viene fuori e si manifesta e si è manifestata così. Dici? Sì. Cioè, veramente io non io non sono né grande né piccolo, io sono me stesso di conseguenza, ti dico. Per me io non riesco a essere come te, bisognerà che... Ma io non chiedo mai a nessuno gli altri di essere come me, come me. Sì, che gli altri siano se stessi, sì. Se riuscissi a essere come te avrei risolto... Ma io non ho bisogno, non ho bisogno di cloni, non ho assolutamente bisogno di qualcuno che... Nessuno vuole darti colori, può essere... Cioè, non ho neanche bisogno di complimenti, nel senso. Una mia apprezzare... le persone come te. Ma sì, ma l'apprezzamento serve fino a un certo punto, perché quello che a me piace non è per raccogliere le approvazioni o avere incoraggiamenti. A me serve, l'importante è discutere delle idee, discutere delle persone. L'unica cosa che mi è trasparso in questo nostro colloquio è che tu non vuoi discutere. Come però, no? No, assolutamente no. Una persona che non accetta le critiche, ma non accetta di discutere, ma che discorsi fai? Ma scusa, stiamo discutendo. Lo apprezzo. No, stiamo discutendo, cioè, ma vedi, il fatto stesso che io non accetto le critiche, sto discutendo con te, e significa chiaramente che io cerco di farti emergere il tuo animo. Tu metti un veto a una discussione. Cosa? Tu metti un veto a una discussione. Non ti ho mica chiuso la comunicazione, stiamo qua a chiacchierare, cioè io ti ho risposto perché non voglio le critiche. Non ti ho detto vai da un'altra parte. Non ti ho detto come ha fatto l'altro ascoltatore. Tu mi hai detto non accetto critiche. E io ti rispondo che chi non accetta critiche non sa crescere, secondo me. Ma perché devo crescere? Perché di sì? Perché se vuoi perché devo crescere? Con le persone bisogna di crescere. Cioè io scusa, ho una certa età, ho fatto 49 anni, perché insomma vado. Come no? Esiste la biologia anche del pensiero, nel senso io dico che se tu vuoi insegnarmi qualcosa. No, non voglio insegnarti, io non sono il buon maestro. Guarda, al momento stesso che tu parli in un microfono, ci sono centinaia, migliaia di. Ma io non sono qua per fare il docente, e non voglio neanche essere il docente. Esattamente stai insegnando qualcosa. No, se tu che sei abituato probabilmente a considerare le persone come insegnanti, come maestri, ma io non voglio insegnare niente, io voglio discutere. Assolutamente no, io sto dicendo che al momento stesso che tu ti metti a dialogare. Ma vedi che tu mi attribuisci, uno scopo, un intento e una funzione che non ho, che io non mi riconosco e che nessuno della Gamma 5 si viene qua a fare il maestro. Nascondere il fatto che vuoi trasmettere. Ma tu mi dici che voglio nascondere. Sì, perché addirittura io sarei qua con uno scopo occulto. Complimenti, dici, vedo. Niente, vuol dire che tu stai negando quello che stai facendo. Cosa sto negando? Cioè, io sto negando me stesso. Io sto negando il fatto che sto dicendo certe cose, che ho certe idee o che ho certe esperienze. No, assolutamente. Su un giornale o parli per radio o per TV. Il momento stesso che lo fai ti devi assumere delle responsabilità. Ma certo che non me le assumo. Le persone che ti ascoltano. Quindi, ci sono. Ma certo che me le assumo, non sono mai sfuggito dal mio, cioè sono 10 anni che sono qua. Lampante è questo qui, che ci sono delle persone che da te apprendono che un cristiano sa solo fare delle scoreggie. Esatto, vedi che ha scoperto una cosa nuova, vedi che in tutto sommato ha scoperto una cosa importante. Ma non la prova che questo è un cristiano. Mi sì, ho la prova, è la sua cultura, è la sua capacità di intervenire in una trasmissione con un microfono aperto e di dire queste cose. Delle capacità extrasensoriali. No, io sono una persona che usa il suo intelletto, usa la sua intelligenza, la sua esperienza. Guarda, io apprezzo e lo sento il tuo intelletto. Secondo me lo stai usando male. Ah, grazie, cioè nel senso che tu mi vieni a insegnare come dovrei pensare. Certo. Complimenti, cioè siamo proprio alla pulizia del pensiero addirittura. Cioè tu dici, tu dovresti pensare questo. No, non puoi pensare questo, dovresti pensare come dico io. Che una persona non abbia le idee, non abbia delle idee. Cioè, tu mi dici addirittura che io penso male, cavolo. Mi hai detto che ho uno scopo occulto, mi sembra che tu sia andato... Guarda, posso dire questo, avrei piacere di sentire altri...
tuoi, tuoi ascoltatori che mi dicano che effettivamente tu hai detto a me che non ti conosco, non posso darti dei consigli, però tu ti permetti di dire a una persona che non sai niente. Sì, ma io mi permetto, ma se perché dico io non mi permetto, l'ho costato, è un rilevamento dei fatti, insomma. Cioè, è come vedi un semaforo che è rosso, non puoi dire che è verde, è rosso. Tu, no, però ci sono semafori rossi, verdi, blu, marroni. Sì, ma se tu arrivi quando il semaforo è rosso, il semaforo rimarrà rosso finché non arriverà al verde. Un ateo, un musulmano. Io sono me stesso prima di tutto, io prima di tutto sono me stesso. E voglio essere me stesso, cercare di essere me stesso e di conoscermi. Se te ti va di guarda, io penso che ci sia il male e il bello dappertutto. Io non penso che ci sia il male, io penso che esista l'errore, ma non il male. Sì, io penso che esista l'errore e le cose giuste dappertutto. Fra però io non vado a dire che gli altri sono cose, non vado a dire agli altri che commettono errori o che fanno cose giuste, perché non sono il loro giudice, non voglio essere il loro giudice. È una gaffa allora adesso, perché stai dicendo a una persona che non sai chi è, che è un cristiano. Lo so benissimo, scusa, l'hanno ascoltato. Allora ti chiedo scusa di nuovo. Ma non voglio le scuse, nel senso che non mi sento offeso, perché... non mi sento offeso da te, non ho bisogno di scuse da te, insomma. Io ti chiedo scusa perché sono una persona. Ma no, perché? Cioè, mi sono forse offeso? No, ma io chiedo scusa lo stesso perché posso. Ma no, vedi, cioè, è una forma di comportamento troppo sottomesso. Io non ho bisogno che tu stia qua a inginocchiarti, a genufletterti, a dire mea culpa. Tu non hai bisogno di una persona che ti chieda scusa. E io ti giuro che lo faccio proprio perché mi sento sottomesso. Va bene, ma casomai chiama Radio Maria se devi chiedere scusa, sentirti sottomesso, fare il mea culpa. Ho chiamato, sono io che sono venuto a casa tua per. Ma se nel momento in cui ho annunciato le chiamate, vuol dire che io ero disposto a parlare con le persone, ho parlato anche con te, che tu mi hai dato un sacco di consigli che io non volevo. Tu puoi dirmi che sei disposto, però io penso che nei miei confronti non sei stato disposto a parlare. Come no? No, assolutamente. Ti ho dato uno spazio enorme. Figurati, non ti ho neanche censurato. Lo spazio, non me l'hai dato, è giusto che sia dato lo spazio. No, potevo anche sbattere il telefono in faccia, non l'ho certo fatto. Va bene, cioè quello è un altro discorso. Sai, potresti anche trovarmi per strada e come ci sono tante persone in giro. Significa che io sono disposto a discutere e l'altro cristiano era solo disposto a insultare. Vabbè, purtroppo sai, c'è un problema. Sono le ore 20 e io alle ore 20 devo chiudere perché Stefano è già arrivato. Ah, ecco, ha già riattaccato. Bene, io vi saluto, ci vediamo giovedì prossimo. Purtroppo mi scuso con gli ascoltatori che volevano intervenire. La telefonata è stata un po' lunga, ma il tempo è già terminato. Ciao a tutti.